Oggi è una giornata molto importante per il parco, perché portiamo a conclusione una prima parte di un progetto che riguarda la specie simbolo per noi del parco, che è il grifone, insomma un alvoltoio, un uccello il più grande nidificante in Italia. Ed è una, diciamo, anche una giornata di festa, perché introduciamo appunto in libertà due giovani che sono stati recuperati e che avrebbero avuto ovviamente un destino che portava verso la morte, e poi invece sono stati recuperati al centro di Bonassai, quindi in stretta collaborazione ovviamente con gli amici dell'ente foreste, e oggi appunto vengono rimessi nel loro areale, quindi all'interno del parco di Porto Conte. Il progetto ovviamente è molto articolata, adesso inizia tutta la fase di monitoraggio di questi individui, perché non siamo certi che l'animale si riproduca attualmente all'interno del nostro parco, quindi vanno seguiti costantemente, questo grazie alle associazioni che ci supportano, in particolare la LIPU, e non è escluso che in questa operazione proprio di reintroduzione, di ripopolamento di questo animale possano essere anche portati degli animali provenienti, diciamo, per esempio dalla Spagna. Siamo in collegamento con gli amici spagnoli proprio per avere degli esemplari. Ovviamente tutto questo può essere fatto nel caso in cui noi riusciamo a rimuovere le cause del declino di questa popolazione. Stiamo lavorando appunto sulla sensibilizzazione, perché le cause, diciamo, del declino riguardano sostanzialmente il disturbo che avviene proprio nelle zone di riproduzione, il disturbo dovuto a attività turistiche, attività di frizione, di frequentazione, e poi l'uso dei bocconi avvelenati. Quindi su questo siamo molto concentrati, però chiaramente questo è uno degli obiettivi importanti che il parco si è posto, quello di recuperare appunto questa specie simbolo che finalmente vorremmo vedere volteggiare di nuovo nei nostri cieli. Marco, andiamo. Sì, sono tipo 2 anni fa. Sì. Oggi è una giornata molto importante per il parco di Porto Conte, perché con la liberazione di questo grifone è una giornata appunto simbolo, con la quale noi puntiamo al rilancio della colonia che ormai si è trasferita a Bosa, e quindi come ente parco vogliamo rincrementare questa colonia. Oggi abbiamo liberato nell'areale di Porto Conte 2 esemplari di grifone, un maschio e una femmina. Forse questi rappresentano il primo punto di partenza, di ripresa di una colonia che sino al 97 stazionava in questa zona, e dal 97 in poi, in seguito ad episodi di avvelenamento, purtroppo era venuta meno. Il ritrovamento di questi due juvenili, di questi due giovani dell'anno, fanno ben sperare che effettivamente la specie abbia rioccupato l'areale, e quindi si è optato di reinserirli in questa zona proprio nella speranza che siano il punto di partenza della ripresa della colonia di Alghero. Colonia che ha una grande importanza anche per quanto riguarda gli scambi con la popolazione che già vive nell'areale di Bosa. A questa situazione del grifone in Sardegna andrà ad aggiungersi, è già in atto un progetto presentato all'assessore di difesa ambiente, di una reintroduzione di grifone nel supramonte di Oliena, di Orgosolo.
Questo intervento probabilmente ha la sua valenza proprio per evitare una deriva genetica, cioè un indebolimento della specie dovuta a un elevato tasso di consanguinità.